Baccelli pelle al Senato per sostenere l'ipotesi Lucca con Massa e per sottoporre all'attenzione dei parlamentari l'anomalia della Maxi Provincia 4. Furti nelle abitazioni, arrestati due ladri, un uomo e una donna, sorpresi dalla polizia mentre stavano per mettere a segno il secondo colpo. Esame sotto riflettori per i ragazzi del corso di Barman. A Palazzo Sani, gran finale con spettacolari dimostrazioni pratiche e la preparazione di cocktail. Caos a Sigeco, occasione da non perdere per l'Arcantea. I Lombardi arriveranno a Lucca con una nuova guida tecnica. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione su di Lucca. In apertura questa sera torneremo a parlare di riordino delle province, il tema caldo degli ultimi due mesi. Ieri si è insediata la Commissione Affari Istituzionali del Senato che dovrà analizzare il decreto e gli emendamenti presentati dai parlamentari. Sentiamo quindi quali sono le novità nel nostro primo servizio. Riordino delle province, spiragli per l'unione di Lucca sola con Massa, chissà. Fatto è che il presidente della provincia di Lucca, Stefano Baccelli, sarà uno dei primi presidenti ad intervenire nella Commissione Affari Costituzionali del Senato. Sia per sottoporre all'attenzione dei parlamentari l'anomalia dell'accorpamento di Lucca alle province di Pisa, Livorno e Massa Carrara, sia per chiedere l'accorpamento con la sola provincia di Massa. La Commissione ha infatti accolto la proposta del senatore PD e relatore del decreto Enzo Bianco, che chiedeva appunto che i presidenti delle province venissero ascoltati in audizione secondo un calendario ben preciso. Accettata la proposta Bianco, il senatore PD Andrea Marcucci ha poi chiesto ed ottenuto che il presidente Baccelli fosse tra i primi ad esporre le sue richieste proprio in virtù di questa anomalia della maxi aggregazione in cui è finita la nostra provincia. Un piccolo passo avanti e soprattutto l'unica occasione per illustrare alla Commissione del Senato il rischio di un impoverimento di servizi ai cittadini nel caso in cui il governo continui a proporre l'area vasta. Da segnalare infine che a firmare l'emendamento presentato dal senatore Marcucci per ottenere l'accorpamento con la sola Massa è stato anche il senatore PDL Altero Matteoli. Notizia positiva per i 30 lavoratori della Tosco Carta di Coselli. Questa mattina a Palazzo Ducale è stato firmato l'accordo che garantisce loro 12 mesi di cassa integrazione guadagni straordinaria. In questo anno di tempo verrà attuato anche un programma finalizzato alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori in eccedenza che si concretizzerà nella messa in mobilità, ricollocazione esterna e attivazione delle misure di politica attiva, quali i percorsi formativi. E adesso spazio alla cronaca, prosegue il raid di furti ai danni di diverse abitazioni della Piana, ma finalmente nella giornata di ieri la squadra volante della questura di Lucca è riuscita ad assicurare alla giustizia due ladri, un uomo e una donna, sorpresi in flagranza di reato. I dettagli nel nostro servizio. Lucca continuerà a guidare la classifica della provincia in cui si segnala il più alto numero di furti nelle abitazioni, ma da oggi ad agire sul territorio ci saranno due ladri in meno. Durante un servizio di controllo mirato proprio al contrasto del fenomeno dei furti nelle case, la polizia ha infatti arrestato Armando Gazzeri, 49enne di Camaiore, ed Eleonora Attanasio, 47enne di Caltagirone. Nel tardo pomeriggio di martedì, erano circa le 17, una pattuglia della squadra volante, dopo aver notato sul ciglio di una strada isolata un'autovettura risultata essere poi intestata al Gazzeri, personaggio già noto alle forze dell'ordine, chiesti rinforzi ha deciso di perlustrare la zona. Intuizione giusta, dato che i poliziotti in una vicina villa hanno sorpreso due malviventi che con in mano arnesi atti allo scasso erano pronti a mettere a segno il colpo nell'abitazione. Accerchiati e bloccati, i due sono stati ammanettati. Dal controllo interno alla vettura è poi saltata fuori re furtiva di un precedente colpo. Numerosi oggetti in rame come paioli, portafiori, campane, nonché i discendenti per l'acqua piovana scardinati dalle mura dell'abitazione. I due arrestati per furto e tentato furto in abitazione sono stati muniti di foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno a Lucca per i prossimi 3 anni.
E a seguito della notizia secondo cui la maggior parte dei posti a stallo blu andrà perduta con lavori del Pius all'interno dell'ex caserma Lorenzini, Confcommercio e Commissione Centro Storico tornano a chiedere all'amministrazione sia lo spostamento dopo le festività della data di inizio del cantiere, sia il reperimento di un numero di stalli blu esattamente identico a quello attuale. Come ogni anno, anche in questo 2012 torna fuori il problema buoni pasti nelle mense scolastiche. Nonostante il cambio alla guida di Palazzo Orsetti, i rapporti tra comune e comitato buoni pasto restano infatti tesi. Sentiamo il perché nel nostro servizio. Buoni pasto nelle mense scolastiche, cambia l'amministrazione comunale, cambia l'assessore di riferimento, ma i problemi restano sempre gli stessi, ovvero conguagli, indicatori di benessere, fasce ISEE, qualità del cibo e del servizio e questioni dei tempi per presentare la documentazione relativa all'esenzione. Soliti punti contrastanti e medesimo scenario. Da una parte il comitato protesta buoni pasto, pronta ad interrompere ogni rapporto con il comune, e dall'altra l'assessore all'istruzione Ilaria Vietina, che chiede invece di tenere aperto il dialogo e invita tutti al confronto in programma giovedì alle 18 nella scuola Don Milani a Sant'Anna. Il comune infatti, che nel corso dell'ultimo incontro ha avuto con i genitori per facilitare la discussione, aveva preparato una scaletta relativa a 14 punti critici rilevati dai vari documenti presentati dal comitato, dichiarando la sua disponibilità ad affrontare i vari dissidi, individuando proposte operative praticabili con un percorso condiviso, sottolinea però che l'attuale situazione di bilancio non consente all'ente di Palazzo Orsetti di rivedere le tariffe del servizio mensa, operando quindi una riduzione come richiesto dai genitori. Fatto questo, chi ha spinto il comitato ad alzare il muro, dichiarando che per loro tutti gli altri aspetti diventano quindi irrilevanti e inconsistenti e che quindi eventuali riunioni erano del tutto inutili. L'assessore però non demorde e spera che il comitato accetti l'incontro di giovedì, utile anche per illustrare le scelte operate negli ultimi mesi dal comune. L'amministrazione infatti si è fatta carico sia dell'aumento del costo del buono pasto relativo all'adeguamento Istat, sia di mantenere le tariffe attuali anche per i pasti forniti nelle scuole in cui si realizza un orario aggiuntivo. Piccoli passi che il comune spera che vengano apprezzati. Ritrovare un clima di collaborazione è infatti importante, conclude l'assessore, anche per attivare ogni iniziativa tesa a diminuire l'alto livello di morosità ad oggi presente. Si sono svolti nel pomeriggio in una chiesa colma di fedeli i funerali di Don Francesco Ghilardi, scomparso domenica scorsa all'età di 89 anni dopo una lunga e sofferta malattia. È stato il parroco di Lappato per 58 anni, dal 1948 al 2006, anno in cui si è ritirato dal servizio pastorale. Don Ghilardi era amatissimo dalla sua comunità, una sorta di moderno padre Brown, quello della indimenticabile serie televisiva degli anni 70, interpretato da Renato Rasch, un prete sempre in contatto con la sua gente, di cui sapeva interpretare bisogni e necessità, vicino ai giovani con i quali condivideva epiche partite di calcio. È stato anche insegnante di religione all'Istituto Giorgi, un bravo giornalista come direttore del settimanale diocesano L'Esario Nuovo. Dal 1954 al 1964 lascia un vuoto enorme in tutta la comunità di Lappato, che oggi lo ha ricordato con una profonda commozione e tanto affetto. I funerali sono stati celebrati dall'arcivescovo di Lucca, Monsignor Italo Castellani. E passiamo a Capanno. Grazie ai contributi erogati dal comune sul territorio comunale saranno eliminati oltre 3.300 metri quadrati di superfici coperte da amianto. L'amministrazione del Ghingaro ha infatti accolto tutte le richieste dei cittadini che hanno partecipato ad un apposito bando, in totale 71, ed erogherà complessivamente 40.000 euro. Parliamo ora di studio e formazione. Anche quella del barman è una professione che richiede dedizione e molta pratica. Si è tenuta oggi a Palazzo Sani la giornata conclusiva del corso di primo livello per i ragazzi che hanno deciso di intraprendere questa attività. Per l'occasione i giovani si sono anche cimentati nella preparazione di cocktail classici. Vediamo tutto nel nostro servizio. Par.
barman, una professione che richiede passione, creatività, ma anche applicazione. Si è concluso oggi il primo corso formativo volto ai ragazzi e organizzato dall'Agenzia Formativa di Confcommercio in collaborazione con i docenti AIBES. Si tratta dell'unico corso barman riconosciuto in Lucchesia da parte dell'Associazione Italiana Barman e Sostenitori, la più autorevole e prestigiosa del settore a livello nazionale. In occasione della giornata conclusiva del corso, tenutasi a Palazzo Sani, i ragazzi si sono cimentati nella preparazione di alcuni cocktail classici, oltre ad aver sostenuto prove di valutazione scritte e orali. Ma mi sembra che i ragazzi si sono impegnati, mi sembra che abbiano studiato, i risultati finali li vedremo tra un po'. Si tratta della prima tappa di un preciso iter che in futuro lascerà sempre più spazio alla praticità. I giovani hanno ricevuto a conclusione di queste prove un attestato. Il corso è una tappa importante per garantire un riconoscimento in ambito lavorativo per coloro che intendono intraprendere questo tipo di attività. E insegniamo in pratica a ragazzi, futuri barman, diciamo imparare le dosi per fare cocktail classici. E poi la prossima settimana inizierà il secondo livello, nel quale invece sarà una miscelazione avanzata e in pratica verranno insegnati cocktail un pochino più avanzati e tecniche anche di utilizzo più avanzate. Quindi questo è lo scopo, creare barman da poter inserire anche nei bar e dare, diciamo, un cambio e una maggiore professionalizzazione a queste attività che ne hanno bisogno. E prima di passare alla nostra pagina sportiva, ecco una nuova segnalazione per la nostra rubrica di Reporter. Per di Reporter, ecco una nuova segnalazione di un nostro telespettatore. Questa sera parliamo di fatti assurdi. Si tratta infatti di un caso del tutto singolare che riguarda il mondo dei disabili e in particolare di come il comune, quello di Capannori, abbia gestito un'area di sosta dedicata alle persone invalide intitolandola Invalidi del lavoro. Il telespettatore parla di totale mancanza di sensibilità cui va ricondotto il gesto in questione. Le immagini che ci ha inviato testimoniano come le opere architettoniche che corredano questa piazza non rientrino in alcun modo nei canoni di adeguatezza all'oggetto in questione. Si nota ad esempio il marciapiede alto 80 cm che risulta intervallato da ostacoli come il palo della luce e cassetta di derivazione elettrica. Ancor più singolare è il fatto che il progettista che ha realizzato tutto questo si sia preoccupato di dotare il marciapiede di uno scivolo per disabili, naturalmente, come si può notare, se provvisti di carrozzina monoruota. A questo progetto indelicato e inefficiente si aggiunge l'altruismo di coloro che parcheggiano l'auto invadendo gran parte del marciapiede. Il nostro reporter conclude facendo notare come intitolare una piazza con queste caratteristiche Invalidi del lavoro risulti non solo un eufemismo, ma anche una presa in giro. Pagina sportiva. Ben ritrovati con lo sport. In apertura una notizia che riguarda la Lucchese: finalmente è arrivato il transfer del centrocampista brasiliano classe 93 Matteo Suarez da Silva. Da ora in poi a tutti gli effetti un giocatore della Lucchese, mister Innocenti, avrà a disposizione un'altra arma per quanto riguarda gli under. Attualmente il ragazzo sta recuperando da un piccolo problema al ginocchio e per questa settimana non sarà certamente a disposizione. Forse dalla prossima potrà iniziare a forzare e magari per prendere il ritmo partita sarà impegnato negli juniores di Francesconi e quando sarà pronto a livello fisico potrà essere aggregato alla prima squadra. Per ottenere un transfert a livello di Serie D ci sono voluti, pensate, circa 2 mesi. E parliamo adesso di Arcantea. Per la 10ª giornata di campionato i biancorossi di Russo affronteranno un avversario in piena crisi. Si tratta di Casal Pusterlengo, che ad oggi si trova senza una guida tecnica dopo la separazione da coach Riva. Il servizio.
Sabato sera l'Arcantè Pallacanestro Lucca cercherà di redimersi dall'incolore prova contro Bari di domenica scorsa. A portare visita al Palatagliate sarà l'astigerco Casal Pusterlengo del sanguigno presidente Curioni, il quale in settimana aveva usato parole di fuoco per i suoi giocatori dopo le 3 sconfitte consecutive e il digiuno di vittoria in trasferta per una squadra che partiva dai blocchi tra le favorite per il raggiungimento dei playoff e che invece ha solo 3 vittorie su 9 incontri. Ma nello sport si sa bene, è più facile dare una scossa alla panchina piuttosto che mettere alla porta l'intero gruppo di giocatori, e questa legge non scritta si è abbattuta proprio ieri su Cesare Riva, al quale è stato dato il ben servito. L'Astigerco, che affronterà Barzanti e compagni, è tutt'oggi senza una guida tecnica, con Andrea Zanchi che pare in vantaggio sul mitico Pippo Faina e su Ghizzi Nardi per la successione sulla panchina rosso-blu. Per i biancorossi sembra davvero un'occasione da non sprecare per fare propri 2 punti contro un avversario che, a dispetto della classifica, è davvero di ottimo livello, come testimonia la vittoria contro Torino alla seconda giornata, unico acuto però di un inizio stagione tribolato. La situazione Casal Pusterlengo non si deve però trasformare nel più classico dei boomerang, perché Lombardi col cambio in panchina potrebbero trovare rinnovata convinzione nei propri mezzi tecnico-tattici. Sarà pertanto importante preparare una prestazione arrembante dal primo minuto per innescare ulteriormente le insicurezze di inizio stagione per gli ospiti e gettarsi alle spalle la brutta prestazione sul perché della Liomatic per i lucchesi. E adesso una notizia di ciclismo: è Lara Vieceli, 19enne atleta bellunese, al suo secondo anno fra le elite, il primo acquisto della Michela Fanini Record Rocks per il 2013. La Vieceli aveva mosso i suoi primi passi dagli esordienti agli juniores con la società Artuso Lievore Braganze, riuscendo nel 2010 a cogliere 2 importanti vittorie. Nella stagione che si è appena conclusa aveva indossato la maglia della Veri in Legno Giusfredi di Vangile Pistoia. Negli ultimi giorni poi, per il gruppo della Michela Fanini Record Rocks, dedicato all'organizzazione del Giro della Toscana, è arrivata la straordinaria notizia dell'inserimento della corsa a tappe nella fascia Ora Category, istituita da poco dall'Unione Ciclistica Internazionale. E prima di salutarci facciamo un salto nello studio del Rosso Nero per scoprire da Lodovico Poschi di cosa si parlerà stasera a partire dalle 21 per la trasmissione appunto dedicata alla Lucchese. Lodovico. Sì, grazie. Fra poco dunque un'altra puntata del Rossonero. Domenica non si è giocato a causa del maltempo e allora ne approfittiamo per guardare un pochino oltre, per capire che cosa sta accadendo anche intorno alla squadra di calcio e alla società. Lo faremo insieme al vicepresidente, uno dei soci fondatori di Lucca United, Piero Pacini, che è anche un ottimo intenditore di calcio, quindi con lui cercheremo di fare un po' le carte al futuro di questa società, di questo progetto sportivo che è nato l'anno scorso e che speriamo possa rilanciare il calcio rossonero. Dunque, Piero Pacini di Lucca United, fra poco al rossonero, linea che può tornare al telegiornale. Quindi appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del calcio rosso-nero a partire dalle 21 con Lodovico Poschi e Lucca United. Invece la nostra edizione di stasera di The News si conclude qua. Vi ricordo semplicemente che potete rivedere i nostri video, i nostri servizi sul nostro sito www.dilucca.it oppure tramite l'applicazione gratuita per smartphone Lucca Notizie. Non mi resta quindi che ringraziarvi nuovamente per l'attenzione, augurarvi un buon proseguimento di serata con i programmi di Lucca.